Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: la cantante Arisa lo ammette, quell'esperienza l'ha segnata nel profondo, la scelta che ha preso ormai è drastica. Parliamo dell'insegnante di Amici Arisa che quest'anno a quanto pare tornerà nel programma di Maria De Filippi proprio per questa nuova edizione. Lo stop dell'anno scorso l'aveva invece vista protagonista Rai, per Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Questa esperienza ha fatto da spartiacque anche nella sua vita privata, non solo professionale, infatti oltre ad essere diventata una ballerina, il tanto allenamento ha fatto sì che si sentisse più in pace con il suo corpo, una rinascita dal punto di vista dell'autostima. Oltre ad una rinascita dal lato emotivo, anche da quello sentimentale l'esperienza è stata illuminante. L'intesa e l'affinità riscontrata con il maestro Vito Coppola ha fatto sì che i due si unissero sempre di più, non solo a livello lavorativo ma anche privato. Questo avvicinamento è stato croce e delizia per la cantante, da una parte si è sentita trasportata da un vortice di emozioni incredibile, dall'altra invece tutto ciò l'ha portata verso una relazione inesistente che probabilmente viaggiava da sempre a senso unico. Adesso che Vito Coppola è andato a Londra, Arisa si è sentita libera di ammettere di provare la sua mancanza, vediamo cosa ha dichiarato. Io ci rinuncio all'amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l'ho sempre sognato, questa la forte dichiarazione con una chiara nota di delusione della cantante. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età. Troppo difficile relazionarsi con chi è più piccolo, ha continuato poi a specificare, mandando una chiara frecciatina al maestro di danza. In questo ultimo amore mi sono presa cura dell'altro. Ma non sempre l'ho fatto, non ho comunque trovato l'equilibrio. Così poi prosegue lo sfogo, probabilmente legato alla partenza di Vito per Londra, che ha preferito seguire la sua carriera invece che lei e la relazione. Vorrei una relazione in cui sei amata tanto quanto ami, ha concluso, ammettendo di aver chiuso con l'amore. Almeno per un po'. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.